Allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Gallarate va in scena la 14ª giornata del campionato di Serie C femminile, che mette di fronte due squadre nelle zone alte della classifica, Solbiatese Azzalè e Independiente Ivrea. La partenza è delle padrone di casa che sul lancio di Crestan non trovano la via della porta sia con Barbini che viene contrata che con Pellegrinelli che sulla ribattuta calcia alto. Dall'altra parte la deviazione di testa di Dreon sul cross di Ambrosi costringe ad un intervento miracoloso Resmini per negare il vantaggio alle ragazze in maglia arancione, che però allo scadere del primo tempo sbloccano il punteggio sugli sviluppi di una punizione battuta lunga con Montecucco che conclude un'ottima azione corale con il cross perfetto di Dreon sulla quale la numero 10 arriva in terzo tempo di testa e batte Resmini e fa 1-0 per l'Ivrea. Neanche il tempo di esultare con le compagne e Montecucco si ripete e serve il bis, palla lunga ancora di Ambrosi sulla quale c'è una disattenzione palese della retroguardia neroblu. Arriva proprio la numero 10 che velocissima entra in area e batte ancora Resmini per il 12° gol in questo campionato e chiude il primo tempo sul 2-0 per l'Ivrea. Con le immagini andiamo nella ripresa, la Solbiatese prova una reazione a fare la partita, Pellegrinelli lavora bene il pallone, serve Galli che manda in profondità Barbini, la numero 7 serve la corrente Brazzarola che col destro spedisce alto sopra la porta, Brazzarola che pochi minuti dopo si fa perdonare recuperando un pallone in avanti in pressing, servizio per Pellegrinelli ed extra pass per Barbini che aspetta troppo e si fa deviare il tiro in calcio d'angolo. Forcing delle padrone di casa alla ricerca del gol che riaprirebbe la partita. Qua non ci arriva Maschio su invenzione da ferma di Crestan. E allora gol sbagliato, gol subito, come nella più classica delle sceneggiature calcistiche. Scippo di Gennari su Marchiori e contropiede velocissimo dell'Ivrea, finalizzato proprio da Gennari. Destro in caduta all'incrocio d'applausi e esultanza con le compagne per un 3-0 pesantissimo per la Solbiatese Azzalè. Grande contropiede dell'Ivrea. Neroblu che si sbilanciano e lasciano spazio ai contropiedi ospiti, come prima, in questo caso il cost-to-cost di Giachetto si conclude con un destro alto sopra la traversa e un nulla di fatto. Ultimi assalti delle ragazze di Marsic che si tramutano nel gol della bandiera. Una palla scaricata da Crestan su un lancio lungo dell'Ivrea arriva Vischi che carica il destro quasi da metà campo e trafigge Mognol, super gol purtroppo inutile di Vischi che fa 8 in campionato con un gol da più di 35 metri. È l'ultima emozione di questo match dal sapore amaro per la Solbiatese che scivola al sesto posto scavalcata proprio dall'Ivrea che vince 3-1 Corsara in trasferta a Gallarate. Le ragazze di Marsic dovranno rifarsi subito settimana prossima.